Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Pizzica, eh? Pizzica anche la situazione di Arezzo Fiere. È da un bel po'. E adesso siamo arrivati, diciamo, a uno spartiacque, perché c'è una proposta irrevocabile di acquisto da parte di IEG per le Fiere Orafe di Arezzo. Dice Boldi, il presidente di Arezzo Fiere, con questa cessione si azzera il debito di Arezzo Fiere e si può pensare al rilancio della struttura. In questo contratto, in questa offerta c'è, sembra, la garanzia che le fiere rimarranno fino al 2032 ad Arezzo e negli anni seguenti dovranno comunque essere legate alla città di Arezzo. Questo da una parte, dall'altra adesso vedremo i soci che cosa, come si esprimeranno di fronte a questa offerta irrevocabile d'acquisto, però insomma si sta un po' avverando quello che si temeva fin dall'inizio, al di là della situazione adesso sulla quale magari poi tu entrerai tu, cioè della situazione pesante dal punto di vista finanziario, però quello che si temeva dall'inizio si sta verificando. Cioè, prima c'è stato un passaggio, no, con l'accordo con IEG, adesso addirittura si parla della cessione delle fiere, delle uniche due fiere che movimentano questa struttura. Mi sembra che anche questa offerta irrevocabile d'acquisto sia condizionata da una risposta che deve arrivare entro un certo periodo di tempo. Entro un mese. Da quando è stata? E quando è stata fatta? Quindi siamo già un po' oltre 15 giorni. E quindi, conoscendo la politica, si arriverà al 30° giorno a derimere questo e ad accettare o meno questo contratto. Beh, che ti devo dire? Contratti sono contratti, logicamente. Se il Consiglio di Amministrazione, se l'Assemblea dei Soci, soprattutto di Arezzo Fiere, pensa che sia un'operazione da fare, io penso che la voteranno. Logicamente devono avere le opportune garanzie. Le opportune garanzie non soltanto scritte sul contratto, ma anche economiche, che gli impegni verranno rispettati e quindi ci devono essere delle penali importanti che garantiscano appunto che e l'impegno verrà mantenuto fino al 2032 e poi anche successivamente. Se tu fossi uno dei soci? Vorrei una mega fiduzione da parte di un istituto che mi garantisca al 100% e la possibilità, oltre che da dire appunto alla fiduzione, anche alla rescissione del contratto con ritorno ad Arezzo Fiere di tutto quello che sono le fiere. È la soluzione secondo te per uscire da questa crisi? Non lo conosco, non ho mai vissuto questa problematica, però ti devo dire che qui una soluzione va trovata, perché Arezzo Fiere non può stare con un debito così alto e con problematiche ancora legate con la ditta Salini che ha fatto i lavori, quindi va definito il tutto. So che ci sono delle possibilità anche di concordare un prezzo inferiore con la Salini, quindi fare un accordo e una transazione, quindi va fatto, va chiuso in modo tale che non si parli più dei debiti di Arezzo Fiere, ma si parli del futuro e soprattutto la struttura lavori solo esclusivamente per portare lavoro e portare fiere a questa città, che hanno poi un ritorno economico per la fiera stessa e per la città stessa. C'è però un problema, che perdi le due fiere che, diciamo, andavano per la maggiore e il settore delle fiere è in crisi, quindi come fai a... Tanto che guarda che cosa fa adesso, Arezzo Fiere è diventata la sede dei concorsi, cioè tutta questa mega struttura per farci i concorsi. No, a farci anche i concorsi. Anche, però il resto sono tutti, al di là che adesso in questi giorni... Facciamo, non diamo niente, no, certo, però, riteniamo di... Cioè, sai che c'è il nostro opinionista dell'altra trasmissione, Davide Faltoni, che dice pensiamo a qualcosa di completamente diverso, secondo lui. E cioè? Pensiamoci. Cioè a utilizzare queste strutture per cosa? Per qualcosa, esatto. Anche la parte congressuale, per dire, no? Sì, potrebbe essere, perché no? Questa, diciamo che è una parte congressuale sì, particolare, ma la parte congressuale, perché no? Ce l'avevamo, con Medici, sono andato a Firenze, perché? Già. Perché? Perché? Non lo so, Perché? Che ne so io. Il famoso risk management. Esatto, ce l'avevamo,
sono da Firenze, perché non lo so. Cioè, il resto sono tutti, okay, in questi giorni ci sono i campionati, sono stati i campionati, no, domenica prossima di tipo, poi c'è le tue macchine antiche, però insomma non è che, con questi porti la ricchezza in città. Assolutamente no, però ti devo dire che noi ci stiamo muovendo con Arezzo Ferie per portare, oltre a questa manifestazione di gennaio che porta circa 15-20 mila persone, altre due manifestazioni durante l'anno che dovrebbero portare altrettanta gente ad Arezzo, e una sarà di maggio e un'altra sarà di novembre. Nei giorni scorsi ci sono stati i campionati nazionali di tiro con l'arco, quindi anche lo sport, diciamo, si potrebbe, a certi tipi di sport. Sicuramente, potrebbe... che si fanno al coperto, sicuramente potrebbe essere un viatico per risolvere le problematiche di Arezzo Fiera. Poi ci sono degli immobili che sono, cioè degli spazi che potrebbero essere venduti, esatto. In alcuni casi forse lo sono già stati, quindi sì. Anche quello potrebbe essere un aiuto per ma le casse. La vendita ti serve soltanto esclusivamente per togliere il debito, ma non ti dà una prospettiva. Questo con la IAG una prospettiva la dà, seppur limitata nel tempo, ma la dà. Si facciano dare le garanzie affinché queste rimangano. Cioè, la speranza era che era poi quello che aveva mosso l'accordo, cioè unirsi con Rimini, visto che Rimini è molto forte in questo settore, no? Organizza dei grossi eventi, avere un vantaggio che magari alcuni di questi eventi magari transitavano anche qua. Invece da quando è stato fatto questo accordo, per il momento non abbiamo visto... Hai detto che le fiere sono in crisi, quindi di conseguenza non sono arrivate opportunità per l'Arezzo a questo punto. Dai, vediamo un po'. Io ti devo dire che si sta andando a fare per trovare soluzioni e poi portare gente. Ma l'Imoli glielo fai pagare, glielo faresti pagare? Purtroppo. Devi far pagare. Come fai a quindi ragione il comune. Come fai a non farglielo pagare l'Imo? Qui si tratta eventualmente di stabilire il prezzo a metro quadro che deve essere pagato da parte dell'Arezzo Ferie al comune d'Arezzo, ma non l'IMU in se stessa, l'IMU deve essere pagata per forza. Sarebbe una problematica del comune d'Arezzo se non lo facesse, perché si assumerebbe delle responsabilità personali sia al sindaco sia alla giunta sia anche ai funzionari, quindi non può non pagarla. Secondo quello che dice il Boldi, il prezzo però che il comune d'Arezzo ha stabilito per Arezzo Fiere è esorbitante e andrebbe messo alla stregua delle altre fiere che sono in Italia. Vedremo come finirà, anche perché non manca tanto per capire come finirà, speriamo bene, questa storia. 15 giorni. Grazie a Beppe, a domani. Ciao.